Cancella tutto. Delete everything. Ripartiamo da capo, ok? Ripartiamo da capo, perché è la terza volta che ci riprovo. E durante... una mi ha chiamato, gentilissima, per carità, gli ho mandato i compiti che ho fatto, me li ha corretti. È stata una grandissima amica che mi ha aiutato un sacco, ma non era il momento più adatto. Quindi, allora, benvenuti sul mio canale. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di qualcosa di diverso. Allora, disegnare è sempre stata una mia passione e ho aperto un profilo Instagram dove pubblico esclusivamente i miei disegni, 100% Silvia Handmade, e ve lo metto sotto in descrizione da qualche parte, ve lo scrivo, non so come funzioni, e quindi questo è il primo step che ho fatto. E non ho abbastanza followers, ma ci stiamo lavorando, ok? Non è così facile, non ho intenzione di pagare per sponsorizzazioni perché il mio budget non è così alto. Quindi ho iniziato a fare i primi disegni, i primi sketch, loghi e quant'altro. Ora mi è venuto in mente che quando ero piccola avevo visto questa sottospecie di e-commerce, no? Quindi c'è una piattaforma che ti dà l'opportunità di aprirti un sito web nel quale puoi vendere i tuoi prodotti, ok? Fatto sta che io da piccolina non avevo soldi per questo, perché costava 30 euro al mese. Io 30 euro al mese non ce li avevo, cioè sì, ce li avevo, ma non volevo spenderli in quella roba lì che sapevo non avrebbe funzionato. Adesso invece voglio proprio buttare via i soldi, quindi ho detto ok, facciamo sta cosa, ci metto 100 euro, se va bene, se non va amen. Ho creato il mio prodotto, no? Quindi ho creato dei capi d'abbigliamento con i miei disegni, i miei loghi, che verranno non stampati ma ricamati, quindi piccoli loghi di questa dimensione, credo, che verranno ricamati su magliette, cappellini, cappucci, qualsiasi cosa, ok? Sulle braccia, ovunque, quindi dei capi personalizzati. E questo è l'inizio, è solo l'inizio, perché se va bene, ragazzi, c'ho tante di quelle idee in testa che non immaginate neanche, cioè, quindi... questa è la partenza. Sono già 5 minuti che parlo. Ah, per forza, ho continuato a cancellare tutte le cose. Cosa bisogna fare? Trovare un prodotto, sicuramente, ok? Trovare un target di persone che potrebbero comprarlo, perché devi comunque indirizzare il prodotto a certe persone, sennò nessuno te lo comprerà se fai un prodotto. Pensa, io lo comprerei? Sì. Mia mamma lo comprerebbe? No, mia mamma, cioè quello che sto facendo io, no, mia mamma sicuramente non lo comprerebbe, ovviamente, è un po' roba per giovani. Però bisogna un po' targetizzare, sì, il proprio prodotto, no? Quindi indirizzarlo verso un certo gruppo di persone, che ne so, crei, che ne so, mestoli super mega tecnologici, ovviamente, una come me non va a spendere 50 euro per un mestolo super mega figo perché c'ha una cucina che è grossa, così io non saprei neanche dove metterlo, ok? Quindi bisogna un po' indirizzare a chi vendiamo il prodotto. Selezionato questo target, questo gruppo di persone, quello che sto facendo io è creare questo dannatissimo sito web. Allora, sto sito sul quale io mi sto appoggiando, insomma, mi dà 14 giorni di prova gratuita, quindi fantastico. Il problema è che il sito web, se non paghi, non viene pubblicato e ci mancherebbe altro. Allora, sono 30 euro, 29 dollari USD al mese, che io non so esattamente quanto sia, però... e per il sito. E 14 dollari USD, che sono più o meno... 156 corone, che non so quanti euro siano, comunque più o meno 16 euro, credo, non lo so, per il dominio, che sarebbe www.qualcosa.com, quella roba lì è il dominio, ok? Stiamo parlando proprio terra a terra. L'ho già comprato, per questo so quante corone costa. Quindi adesso il prossimo step è effettivamente aprire il sito internet, ok? Quindi seguitemi su Instagram, che vi terrò aggiornati su quando aprirà il mio fantasticosissimo sito internet. C'è un piccolo spoiler nei post di cosa andrò a vendere, piccolo spoiler. E se volete qualsiasi cosa, ragazzi, mi trovate su fiverr.com. Sono iscritta anche a Fiverr e ho ricevuto il mio nuovissimo primo ordine. E sono, quindi sto al momento sto
disegnando un... come si chiamano? Sto disegnando al momento una cosa che non mi ricordo come si chiama, ma lo sto facendo. Tipo le casate, non le casate, come si chiama? Lo scudo della famiglia, no? Lo stemma, ecco. Mamma mia, non ce la posso fare. Lo stemma di una famiglia norvegese del 1800. E se trovo la foto ve la... da qualche parte... No, non se trovo la foto, se trovo il modo di da qualche parte, da nessuna parte, ok? Al massimo la trovate sul mio Instagram, quindi seguite SylveArtist su Instagram, my profile, go follow, press, seguitemi, chiedetemi che farò qualsiasi cosa, che non c'è niente da fare. Sono in sospensione del lavoro perché è tutto chiuso, quindi ho moltissimo tempo libero. E sono molto aperta a fare qualsiasi... Non in quel senso, cosa stavi pensando, sporcazzone? Sono aperta a disegnare qualsiasi cosa, a cercare di esprimere la mia creatività in qualsiasi altro modo possibile, inimmaginabile, non è vero. Comunque, credo che comprare questo iPad sia stato il miglior investimento della mia vita, perché ci sto passando ore a disegnare, è una goduria pazzesca. Tutto sto video per sponsorizzare il mio nuovo sito internet e su come io abbia aperto un piccolo business con soli meno di 50 euro. Così. Anche perché direttamente le felpe, le maglie, i capi d'abbigliamento non arrivano a me. Quindi va direttamente dal produttore al venditore, io non devo fare niente, ok? Zero, nisma, nada, devo solo aggiornare il mio sito web, ok? Quindi super facile per tutti, consigliato, investite i vostri soldi, non fate niente, siete pronti a perderli perché probabilmente nessuno comprerà niente, ma io ci credo parecchio, se no non l'avrei fatto, ok? In bocca al lupo a me. Prendere la mia roba, cercatemi anche su Fiverr, che mi chiamo, non lo so, la metto da qualche parte, downstairs, sotto le scale, no? ve lo metto qua sotto, il mio link Fiverr, che faccio il design di logo, tatuaggi, mandatemi la vostra foto, vi faccio la vostra foto, ci metto più o meno 2 ore, c'ho il tablet scarico. Adesso come faccio a vedere se sta tutto andando bene? Quindi... tutto ciò per sponsorizzare questo, come fanno gli italiani, ma raga, ma all'estero davvero credono che, cioè, no, vabbè, noi lo facciamo, dico, oh, ma che cazzo dici? Però loro fanno proprio così, capito? Vabbè, piccola parentesi, non lo so da dove è uscito questo. Quindi tutto ciò per davvero sponsorizzare la mia pagina, e vi farò sapere, perché è molto facile come strutturare sito web, non bisogna essere informatici, non bisogna essere ingegneri, anche perché io ne capisco, non è vero, qualcosa ne capisco, ma non tantissimo, ok? Quindi molto facile e easy, semplice, proprio tutti possono capire come strutturare questo sito web. Quindi ragazzi, ve lo consiglio se avete dei prodotti fantasticosissimi da vendere. Poi è una figata, cioè, perché il produttore delle magliette è connesso direttamente col sito web, vuol dire che fa tutto davvero in automatico, cioè non è che uno mi ordina una maglia quindi io devo ordinare la maglia e fargliela arrivare, è tutto automatico. Una figata pazzesca. Vi farò sapere i risultati appena lo pubblico, ma credo lo pubblicherò presto perché mi sono un po' rotta le balle. Poi tutti mi dicono, perché non lo stai pubblicando, è una figata. Ci avete ragione ragazzi, però ho bisogno di approvazioni, ok? Perché non mi piace buttare via i soldi, nonostante alla fine io non stia più fumando, e qua i pacchetti di sigarette costano 15 euro, ovviamente ne fumavo più di 2 al mese, quindi praticamente i soldi che non sto spendendo per le sigarette li sto investendo, o non si può dire, buttando all'aria così, insomma, quindi ci proviamo, è un divertimento, vediamo come va, magari diventerò una grandissima... Versace o Guzzi tra 50 anni, tra 50 anni avrò 70, spero di essere in pensione su un'isola deserta a prendere il sole e bere cocktail dalla noce di cocco.
però insomma, cioè questo... no, veramente spero di fare questo prima che io raggiunga i 70 anni, ma voglio dire, non si sa mai, non si sa mai, una vacanzina, qualcosa, ci può scappare. Quindi ragazzi, spero di aver detto qualcosa di interessante in questo video, perché io sto parlando di raffica, ho parlato di tutto, tranne di quello che volevo effettivamente... di cui volevo effettivamente parlare, quindi spero vi sia piaciuto questo spreco di tempo. Ci vediamo al prossimo video, bacioni a tutti, ciao ragazzi. Caricatore del tablet è in borsa, devo fare 2 metri per andare a raggiungerlo. Che figa, cioè mi stanno crescendo i capelli, raga. Io quando ero venuta in Norvegia erano tipo lunghi così, capito? No, di meno pure. Più corti di così, era tipo così. Cioè, immaginate così. Che schifo. Così. Ok. Vabbè, insomma, lasciamo crescere sti capelli. In 2 anni sono cresciuti un sacco. Dovrei fare un video su come avere capelli fantasticosissimi e morbidosissimi come i miei.